Dalla carta fatta con l'aglio ai cacio bondo. In questa nuova puntata di Campania 4.0, spazio alle innovazioni in agricoltura. Un viaggio che ci porta direttamente nel Parco Nazionale del Cilento. You go and can't without remorse, without heart. In your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. That you stole my love, you stole my time, you stole my heart. You begged me to come up with you, 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 you. I don't know, I'm fine without you. Il nostro viaggio tra giovani e innovazione oggi ci porta a Castel San Lorenzo per scoprire come viene realizzata la carta fatta con l'aglio. Un'idea di Rosa Ferro, un'idea vincitrice degli Oscar Green in Campania per la sezione Impresa 5.Terra. Io partirei innanzitutto conoscendo Rosa e cercando di scoprire anche come nasce l'idea di realizzare questa carta fatta esclusivamente con gli scarti dell'aglio, quindi parliamo di attenzione per l'ambiente. Esatto, sì, parliamo di attenzione sull'ambiente. L'idea nasce appunto nel voler creare nella nostra azienda un esempio di riciclo dei rifiuti e quindi di riutilizzare quelli che sono gli scarti, ma soprattutto dare valore a qualcosa che non ha e crearci proprio del reddito. Tant'è, Rosa, che la vostra è un'azienda giovanissima che avete deciso di creare, possiamo dire, quasi dal nulla, partendo da zero, ed ora invece sta crescendo sempre con attenzione all'innovazione, all'ambiente, ma come dicevi tu al riciclo dei rifiuti, perché tu sei laureata in scienze ambientali. Sì, esatto, quindi l'idea è comunque di porre molta attenzione a quelle che sono le problematiche ambientali. Come appunto dicevi tu, la nostra azienda è molto giovane, nasce nel 2017 dalla ovviamente una società, quindi siamo in due, socio mio marito, e nasce appunto dalla nostra passione per quella che per la natura e per l'ambiente. E quindi abbiamo voluto realizzare questa azienda, ma per quanto mi riguarda, diciamo, nello specifico, quindi per raccontare un po' perché io, diciamo, ho partecipato alla realizzazione di questa azienda, è quella di volermi sentire libera. Da laureato in scienze ambientali hai lavorato in vari laboratori, poi hai deciso di lavorare in natura per vivere appieno di questo scenario fantastico, perché noi siamo nel Parco Nazionale del Cilento. Esatto, il nostro terreno si trova nel Parco Nazionale del Cilento, possiamo anche vederlo dal nostro terrazzo, non so se si riesce a vedere, ma insomma parte un po' più su del fiume Fasanella, e noi siamo appunto lì. Il nostro terreno è di circa 13 ettari, in più abbiamo un altro ettaro vicino Bello Sguardo, che è un oliveto che stiamo ripristinando, quindi l'idea è anche quella di produrre olio. Perché, come ho raccontato, tutto parte dalla produzione di aglio. Sì, noi iniziamo dalla produzione d'aglio perché quando ovviamente abbiamo iniziato questa attività, ovviamente sappiamo tutti che bisogna produrre reddito, e la nostra idea era quella di partire con la produzione dell'aglio. Da lì l'idea appunto di poter riutilizzare tutte, come si dice tra virgolette, le parti del prodotto, e difatti ci siamo riusciti in buona parte, perché poi dell'aglio non abbiamo solo prodotto la carta d'aglio, ma abbiamo anche cercato di utilizzare l'aglio non venduto. Abbiamo utilizzato anche, diciamo, l'aglio per produrre la crema d'aglio, che abbiamo avuto anche modo di vendere, quindi diciamo abbiamo utilizzato tutto. Possiamo dire un perfetto esempio di economia circolare. Esatto, sì, diciamo quella era l'idea. A questo punto però siamo curiosi, ci mostri come si arriva poi a realizzare con gli scarti o con la parte invenduta della produzione d'aglio, come si arriva a realizzare anche una carta già bianca, che su cui è possibile dipingere. Tu hai realizzato anche degli oggetti molto simpatici con questa carta. Sì, infatti ho dipinto un segnalibro, quindi praticamente ci si può disegnare o magari ci si può scrivere, come faccio vedere qui, oppure fare dei, diciamo,
degli oggetti, porta oggetti oppure porta foto oppure dei cestini, quindi insomma dei tags, quindi tutto quello che ci può servire. La cosa importante è che è bianca, perché sappiamo che dai prodotti della, anche se parliamo di carta riciclata, sappiamo ovviamente che la carta non è bianca, quindi quando noi la andiamo a produrre dobbiamo comunque effettuare dei processi che rendono, diciamo, la carta bianca o a seconda dei colori che a noi piace. Questa invece la possiamo realizzare tranquillamente bianca, si muove, quindi non è abbastanza rigida, quindi come la vogliamo, perché poi l'impasto insomma si può realizzare in vari modi, quindi morbida, doppia o in base a quello che, diciamo, vogliamo realizzare. Hai realizzato veramente tantissime cose, partendo proprio dagli scarti dell'aglio. Vediamo una parte del procedimento. Io questi scarti ce l'ho quando effettuiamo la semina, quindi noi ovviamente l'aglio noi ce l'abbiamo intero, quindi abbiamo l'aglio intero e lo dobbiamo sgranare, quindi avere i bulbi per poi andare a seminare. Cosa succede? Che ovviamente noi abbiamo questo tipo di scarto, quindi anche la radice, io utilizzo anche la radice, che può rendere, diciamo, l'impasto della carta comunque abbastanza aderente. Sì, come detto da subito, si utilizza tutto quello che resta della produzione di aglio, anche l'invenduto, per poi realizzare carta morbida, più doppia, più sottile, per realizzare degli oggetti, però si parte da qui. Esatto, quindi praticamente noi andiamo a prendere la tonica, la tagliamo, quindi la facciamo praticamente in piccolissime parti, come posso far vedere qui, prendiamo le radici. Questo è un processo che qui faccio vedere ovviamente tagliando con la forbice, ma ci possiamo anche diciamo aiutare con frullatori per rendere, realizzare una vera e propria bottiglia. Ovviamente la tunica non viene utilizzata proprio secca così, ma viene messa a macerare per uno o due giorni, perché ovviamente diviene molto più morbida. Allora, una volta quindi sminuzzata la tunica, che cosa facciamo? Prendiamo l'amido di mais così, lo mettiamo in una ciotola, lo andiamo a versare dell'acqua, ecco qua, lo mescoliamo. Dopodiché io che cosa faccio? Prendo la tunica, che è ovviamente in questo caso quindi una bottiglia, quindi di acqua, immaginiamola quindi piena d'acqua, la metto nel setaccio, la vado a versare quindi l'amido di mais sulla tunica e a questo punto la faccio scorrere l'amido di mais con l'acqua e mi viene un impasto che io vado a modellare con le mani e poi aiutandomi con il matterello stendo la bottiglia che diciamo ho realizzato. Facendola asciugare noi abbiamo questo risultato. Attenzione all'innovazione in agricoltura, un'attenzione che rivolge, come abbiamo detto più volte, attenzione all'ambiente, all'importanza del riciclo dei materiali, ma tutto questo, come sottolineava Rosa, per tutelare quella che è un'importante tradizione. Infatti, ovviamente noi che cosa abbiamo fatto per quanto riguarda l'aglio? Abbiamo cercato in questo tempo di diciamo trovare quelle che sono le varietà tipiche di questo territorio, perché quello è importante, è quello anche di valorizzare i prodotti tipici di questo territorio, perché ovviamente sono quelli che riescono meglio a dare dei risultati diciamo in questi ambienti, e quindi l'obiettivo futuro appunto è quello di valorizzare questi, diciamo nel caso dell'aglio, dei prodotti tipici, l'aglio tipico di questi territori. Da Castel San Lorenzo andiamo ora a Ponte Cagnano. Parliamo ancora di innovazioni in agricoltura, ma spazio alla solidarietà con il Cacio Bond, l'idea nata per trasformare un'eccedenza in eccellenza. Con Giuseppe Morese parliamo di Cacio Bond e noi ne parliamo ad ormai più di un anno dal primo lockdown, perché l'emergenza Covid e questa idea vincente sono strettamente connessi, e poi scopriremo nel corso di questo racconto che ovviamente ha avuto anche un aspetto solidale e sociale importante. Sì, nata durante il lockdown di marzo 2020, abbiamo trovato questa formula alternativa, originale, naturale di trasformazione del latte crudo che non trovava
collocazione sul mercato come prodotto classico, la mozzarella di latte di bufala, e ci siamo inventati insieme a Coldiretti Salerno questo Cacio Bond che vedete qui esposto. Un'idea che ha trovato, diciamo, il favore del pubblico, e parecchi pezzi, diciamo, sono stati acquistati a diverse stagionature previste, 3, 6 mesi, 9 mesi, 1 anno, addirittura 2 anni. Abbiamo da poco finito di consegnare quelli a 12 mesi e la soddisfazione maggiore è aver avuto ottimi riscontri. Il prodotto è piaciuto, e, diciamo, è come più o meno immaginavamo che fosse. Abbiamo in qualche modo tentato di trasformare un'eccedenza del momento in una possibile eccellenza casera del prodotto, diciamo, del comparto bufalino, e forse ci siamo riusciti. Ne parliamo dopo più di un anno da quest'idea, che è nata in un periodo di crisi, in un momento di forte difficoltà, si rischiava di dover buttare il latte, e invece adesso possiamo anche dire che il riscontro è stato positivo. Questi Cacio Bond con una stagionatura così lunga sono piaciuti? Sono piaciuti molto. Io personalmente non ho mai condiviso il congelamento del latte, lo stoccaggio, diciamo, forzato del latte. Ho sempre lavorato nel mio piccolo caseificio il latte crudo, quotidianamente prodotto dalle amande delle mie bufale, quindi fare caciocavallo era l'unica opzione possibile. È nato appunto così questo prodotto innovativo che esisteva sempre nei caseifici, ma nessuno aveva mai pensato di portarlo a così lunga stagionatura. Qualcuno l'ha definito anche il caciocavallo solidale, perché abbiamo pensato, per dare una mano e una testimonianza di solidarietà alla sanità regionale, di devolvere il 20% dell'intero ricavato all'ospedale Cotugno. Abbiamo ricevuto una bellissima lettera del direttore amministrativo, abbiamo versato il corrispondente e, come dire, abbiamo raggiunto lo scopo, e forse anche questa è stata una delle leve che ha convinto molti consumatori appassionati dei prodotti caseari ad acquistare questi Cacio Bond. Da un momento di difficoltà siete riusciti a trarre una soluzione, siete riusciti a trovare la soluzione che consentisse a voi di non dover buttare il latte, allo stesso tempo di sostenere, dicevi, la sanità regionale in un momento veramente particolarmente difficile, particolarmente complicato. Ovviamente è stata una piccola testimonianza, diciamo, nel mare magnum, però ci è piaciuto partecipare e dare questa nostra solidarietà al sistema, che in quel momento era particolarmente stressato e provato dai casi in continuo aumento. È stata una bella esperienza, molti consumatori si sono avvicinati, c'è stata molta curiosità, molti passaggi, diciamo, mediatici. È stata un'idea originale che ha trovato il suo spazio in quei momenti di grossa difficoltà e grossa anche disperazione quotidiana. Grazie a Coldiretti Salerno e Coldiretti Campania, è stato un premio che ci ha inorgoglito e ci ha fatto molto piacere, a un anno di distanza dall'inizio di questa pandemia veramente tragica per tutto il mondo. È stata una bella esperienza e speriamo che, quando consegneremo quello di 2 anni di stagionatura, che sono pochi pezzi ma comunque ordinati anche dall'estero, questa pandemia possa dirsi conclusa. È una speranza, speriamo sia reale. Vogliamo ricordare anche la sezione per cui quest'idea del caseificio Giuseppe Morese è risultata vincente? Sì, il Cacio Bond ha vinto Oscar Green nella categoria Campagna Amica. Quindi, a testimonianza della originalità, dell'inventiva e della soluzione alternativa rispetto a una grossa difficoltà. E quest'idea, che come raccontavi è piaciuta subito, ha avuto anche un riscontro mediatico importante da subito, noi ne riparliamo a più di un anno di distanza, ha avuto anche un'altra caratteristica, cioè di poter raccontare in qualche modo l'emergenza, quello che stava accadendo, perché l'agricoltura è un settore che, come abbiamo detto più volte, non si è mai fermato, come tu stesso hai raccontato nei primi momenti, era necessario continuare il lavoro nei campi, garantire alle bufale la stessa attenzione di sempre, pur non avendo più quello sbocco tradizionale che innanzitutto era il canale Horeca, che si è fermato per tanti mesi. Sì, la difficoltà era proprio quella, il settore primario non poteva fermarsi perché ci sono animali a cui dare la cura, mungiture da sostenere, da effettuare e produzioni in corso. Quindi, per fortuna, diciamo, anche la trasformazione non si è mai fermata, sebbene abbia ridotto i suoi numeri. E sicuramente il canale Horeca chiuso ha complicato molto le cose. Noi nel nostro piccolo abbiamo, appunto, ci siamo inventati questo Cacio Bond, ma anche altri colleghi, ma anche io per esempio, abbiamo destinato il latte delle bufale all'alimentazione dei vitelli, un altro rimedio naturale invece del latte artificiale. Insomma, ognuno si è un po' arrangiato come può, però possiamo dirci sostanzialmente fortunati. L'intero settore italiano, essendo legato al food, ha sofferto quel mese e mezzo di marzo-aprile, ma poi si è abbastanza ripreso velocemente. Il settore primario non si ferma, non si è fermato, ma fortunatamente non si è completamente bloccato.
Dicevi la speranza ora è di poter consegnare i caciocavallo con una stagionatura di 2 anni. Dicevi sono pochi pezzi, ma ancora li teniamo da consegnare quando ormai l'emergenza Covid sarà completamente alle spalle. Chi è stato però il primo ad assaggiare il caciobond e qual è il riscontro adesso, che hai consegnato anche quelli con una stagionatura di 12 mesi? I primi l'hanno ritirato a 3 mesi di stagionatura e il sapore, diciamo, era, abbiamo ovviamente testato anche noi in azienda, il sapore era gradevole, però più si dà in profondità nella stagionatura, ovviamente più si accentua il prodotto. Quelli ad 1 anno sono risultati particolarmente saporiti, non particolarmente piccanti, hanno conservato sempre il tenore di dolcezza che contraddistingue il prodotto bufalino, ma hanno dato grande soddisfazione anche a noi che l'abbiamo prodotto, ovviamente. Abbiamo ricevuto molti complimenti e un invito a continuare a produrli. Non poteva mancare infine la nostra rubrica dedicata al gusto e ai sapori del territorio. Il nostro viaggio alla scoperta dei sapori del territorio ci porta a San Salvatore Telesino, nel Sannio, da Marilena Di Filippo. Marilena, ben trovata. Salve, ben trovati. Cosa ci proponi? Dunque, vi propongo delle frittelle al profumo di primavera. Frittelle al profumo di primavera, come vediamo da questa splendida tavola, si tratta ovviamente di una ricetta realizzata con prodotti a chilometro zero, perché tutto quello che cucini viene prodotto qui. Prodotti spontanei, in questo caso, nel caso delle erbe. E invece per quanto riguarda i salumi e i formaggi sono sì di produzione aziendale, la nostra azienda, così gli ortaggi, così anche le carni e tutto il resto, insomma, tutto quello che utilizziamo, dalle farine. Tutto a chilometro zero, esatto. Tant'è che prima di andare in cucina tu hai un'abitudine, sì. Ovviamente ti rechi nei campi, esatto. Ti rechi in campagna e vedi cosa ha prodotto quel giorno la natura e sulla base di quello che trovi decidi anche le tue ricette. Certamente. E la primavera è il periodo in cui c'è più ispirazione. Questa mattina ho raccolto germogli di acacia, sambuco e bruscandoli. Poi ho raccolto delle erbe aromatiche per poter fare la pastella con cui adesso andremo a preparare le nostre frittelle. Allora, utilizzeremo dragoncello, timo, rosmarino e origano greco. Allora, iniziamo. Questa è una farina di ceci a cui andrò ad aggiungere della semola rimacinata, in modo che verranno morbide, del formaggio grattugiato, un bel po', così gli darà più sapore, un pizzico di sale e dell'acqua. E qui ne abbiamo veramente tanti fantastici che emanano un odore stupendo, oltre a rendere la tavola molto bella. Quanti ce ne sono? 4 alberi di limoni, perché i limoni li uso tantissimo, anche per fare la composta, la mostarda, la marmellata. Ed anche nei periodi di chiusura, ovviamente come tutte le aziende agricole, il lavoro non si è mai fermato, ma ti sei dedicata comunque alla cucina, anche ad inventare nuove ricette. Certamente, ci siamo dedicati alle conserve, alle marmellate, a tutto quello che poi potrebbe risultare utile, sarebbe risultato utile nel momento della riapertura. Quindi con il passaggio della campagna in zona gialla, la possibilità di poter riaprire, riattivare il servizio ai tavoli, sia a pranzo che a cena, seppur all'aperto, ovviamente ora l'entusiasmo di poter proporre tutto quello che hai preparato durante il periodo di chiusura. Sì, l'entusiasmo non manca e di solito quando ho qualche minuto corro in cucina perché mi viene una nuova idea e quindi devo provarla assolutamente. E quindi perché no? Non solo le conserve, non solo le confetture, ma proporre ricette nuove, quelle che hai elaborato durante il nuovo periodo di chiusura, ma anche far ritrovare, far riscoprire sapori a cui le persone si erano ormai legate. Sì, esatto, ma c'è anche una,
una cucina, un ritorno a una cucina povera, una cucina quella di una volta, dove con pochissimo si riuscivano a fare dei piatti importanti, saporiti, e con cui si sono poi cresciuti tanti ragazzi. Ed è questa proprio la tua abitudine, ci raccontavi, che la mattina, quasi tutti i giorni, o tutti i giorni? Sì, vabbè, raccolgo le uova, le piante, le verdure, anche i fiori da mettere sul tavolo, anche un semplice bouquet di piante spontanee o di fiori. Quindi possiamo dire un menù che varia molto, in base ovviamente alla stagione. Certamente. Ma anche proprio sulla base di quello che ogni giorno la natura offre. Esatto, ma anche in autunno, in inverno, ogni stagione ha il suo perché. E allora Marilena, le tue frittelle sono pronte, hai preparato anche un fantastico piatto, quindi sei pronta anche ad impiattare. Grazie, sì, adesso le mettiamo su un foglio di carta assorbente. Spegniamo i fornelli e impiattiamo le nostre frittelle. Ricordiamo anche gli ingredienti che hai utilizzato. Esatto, abbiamo utilizzato una pastella di farina di ceci, farina bianca e farina di semola rimacinata, del sale, del formaggio grattugiato, un filo d'olio e dell'acqua. E poi abbiamo fatto questa pastella. Qualche fiore, anche qualche fiorellino, perché è un piatto che racconta la primavera. La primavera, esatto. E allora con Marilena, con questo fantastico piatto che vuole raccontare, abbiamo detto, la primavera, ma anche la voglia di ripartenza, direi. Sì, esatto, siamo pronti a ripartire e ad accogliere i nostri ospiti nel migliore dei modi. E allora grazie per essere stata con noi e non resta che augurare un buon appetito. Ed eccoci tornati in studio con la rubrica dedicata al gusto. Termina anche questo appuntamento di Campania 4.0. A voi tutti grazie per essere stati con noi.